Il programma è presentato da Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere. E Alex Ferrari fazendo bara bere. Buongiorno amici di Mr. Student, anche un altro anno scolastico è giunto a termine. Il nostro compito oggi è proprio di cercare di capire come sono iniziati questi esami di Stato, quali tracce sono uscite e se i ragazzi sono riusciti a farli oppure li hanno trovati difficili. Andiamo. Ecco il primo studente che è uscito dal tasso. Allora, com'è andata? Tutto bene, grazie. Prima presentati, che classe? Quinta C, Alessandro. Perfetto, che tema hai scelto? La tipologia C, quella di argomento storico. Di che trattava? Il confronto fra due stati, io ho scelto la Russia e l'India, appunto la loro evoluzione a livello politico. Come hai visto queste prove? Erano fattibili, difficili? Ma alla fine dipende anche dalle conoscenze di base del singolo. Per me era questa qua era quella più facile, secondo me, quindi ho fatto questa qui. E la più difficile? Sicuramente l'analisi del testo. E secondo te la scuola, questo percorso scolastico, ti ha aiutato ad affrontare questa prova oppure... Sì, è che comunque in classe facciamo continuamente dibattiti con i professori riguardo appunto agli stati stranieri e le loro politiche. Perfetto, allora ti do un in bocca al lupo per la prova di domani, che è la versione di latino o di greco? Latino. Allora in bocca al lupo. Allora, com'è andata? Bene, per essere la prima è andata. E come te lo aspettavi? Più facile, più difficile? Più difficile, però comunque è stato lungo. Che tracce hai scelto? La D. La commissione com'era? Facile? Cioè era tranquilla? Vi faceva... anche aiutato. Anche il presidente è buono? Sì. Ok, e quindi qual era la traccia più difficile secondo te? Secondo me era l'analisi del testo, ma anche quello scientifico, comunque richiedeva delle conoscenze che se non avevi, che cosa Quindi scrivi? Secondo te la scuola non ti è riuscita a preparare no, bene per questo? Non in questo senso, però comunque nell'ambito scientifico almeno io non ero preparata al massimo e quindi l'ho scartata. Quindi la traccia più facile qual era secondo te? La traccia più facile poteva essere la D, questa qui che ho fatto io, oppure anche quella sulla di attualità, il consumismo e l'economia. E i temai erano aggiornati, ci sono riusciti a indovinare le tracce? No. Stavolta no. Va benissimo, allora ti do in bocca al lupo per domani, per la seconda prova e per tutto l'esame. Ragazzi, Mr. Student, ci troviamo con... Noschese Giovanna. E allora, che traccia hai scelto, visto che sei reduce dall'esame, dalla prima prova? L'ambito socio-economico. Cioè, di cosa trattava? Dell'economia attuale, della crisi che c'è, le situazioni, insomma. Com'è andata? Male. Malissimo, perché non avevo ispirazioni, niente, ma non da nessuna traccia, insomma. Come erano le altre tracce? Complicate, c'era una. Una sul cervello. Cioè, poi che c'era più? Vabbè, l'analisi del testo era proprio complicata. Sì. Gli omicidi politici, che quella era bellissima, però era. Alcune parti erano proprio intrattabili. Quindi erano difficili, ve le aspettavate? No, per niente, ci aspettavamo un'altra situazione. Cosa vi aspettavate? Tipo d'annunzio, non lo so, cose un po' più semplici per la vita, tipo il Papa, non lo so, pure la traccia d'ordine generale, proprio complicata. Secondo te, appunto, con la preparazione scolastica che magari vi ha dato la scuola, le potete affrontare queste tracce? Il programma che abbiamo fatto noi no, alcune no. Non si potevano proprio... No, alcune proprio erano bocciate. Tipo? Il saggio breve lo potevamo fare. Il saggio breve, ma dipende che tipo di saggio breve poi. Vabbè, quindi diciamo che forse il saggio breve come forma più semplice si poteva affrontare. Sì, quello sì. Forse richiedevano un po' più di impegno. Sì, è un po' di più proprio di preparazione alla fine. La commissione com'è stata? Tranquillissima. Proprio quello, per fortuna ci è andata bene. Perché già la situazione era drammatica, poi... Un'ultima domanda, cosa vuoi fare tu dopo? Domanda di riserva? Non lo so. Ma aspetto prima di finire l'esame e poi comincio a pensare su questo. Però dici pensi università oppure no? No, università penso di sì. È la facoltà che devo scegliere. Va benissimo, allora ti facciamo in bocca al lupo. Crepi. Siamo con? Alfonso Romano. Allora Alfonso, com'è andata questa prima prova? Dura, molto dura. Che prova hai scelto? Tecnico scientifico.
sul cervello. Ah, com'è andata? Quella era impegnativa. Ha detto beh. Le altre tracce com'erano secondo te? Quella tipo la prova cultura generale era un po'... cioè non la capivo, cioè poi non lo so. Diciamo che quest'anno non sono state tanto semplici forse le tracce. No? Quest'anno dico, non sono state tanto semplici come tracce. Ah sì. Mentre invece la commissione com'è stata? Tranquilla. Tranquilla, quindi sì. Mi lascia un po'... Sì, sì. E per le altre prove quale ti preoccupa di più? Quelli di informatica. Un'ultima domanda, che vuoi fare dopo? Ah, non lo so ancora. Non lo so. Università? Università a Napoli, penso, non lo so. Va bene. Grazie. Ragazzi, adesso invece ci troviamo con... Napoletano Vincenzo. Allora, com'è andata questa prima prova? Beh, all'inizio c'era un po' di ansia, abbiamo messo un po' di tempo per scegliere, diciamo, quello che dovevamo fare, le tracce. Però poi una volta scelta la traccia è andata abbastanza liscia. Quale hai scelto? Io ho fatto l'interpretazione del testo, che era una tour che comunque non avevamo studiato nel programma, ma che però come hai fatto a gestire. Beh, con lo schema classico che ci avevano dati i professori, diciamo, sono riuscito a gestirla. E le altre tracce, come sono andate le tracce in generale? Come te le aspettavi? Facili, difficili? Allora, le altre tracce c'erano il saggio breve su vari argomenti, però non ero molto preparato sul saggio breve. Mentre poi c'era i temi, che li ho trovati comunque molto difficili. E quindi ho preferito andare sull'interpretazione del testo perché era più schematizzato, diciamo, e più facile da seguire. Mentre invece quale delle altre prove ti preoccupa di più? Beh, mi preoccupa di più soprattutto l'orale, penso, perché comunque è una prova molto aperta e bisogna studiare davvero per l'orale. Poi per le altre prove scritte penso che andranno... sì, qualche aiuto può arrivare. E la commissione com'è stata? La commissione, no, ci ha lasciato abbastanza tranquilli, sì, ci ha abbastanza tranquilli, senza troppe restrizioni, diciamo. E ultime due domande. Uno, se tornassi indietro, sceglieresti nuovamente questa scuola? Questa è una domanda difficile. Non lo so, penso di sì. Penso non sei convinto? No, non sono convinto perché ho avuto anche un episodio, ho cambiato anche scuola prima di fare l'esame d'estate qui. Però penso di sì che scegliere di nuovo questa scuola, anche perché poi sono tornato qui. Anche dopo. E invece cosa vorrei fare dopo? Questo non lo so, il progetto è di arruolarsi nell'esercito per il momento, poi non so se sfrutterò comunque questo diploma da ragioniere. Vedremo. Va bene, allora noi ti facciamo in bocca al lupo e ti auguriamo buona fortuna. Ciao. Ciao. Ci troviamo con Corrado Francesca. Allora, oggi è il primo giorno degli esami, tema di italiano, dici quale traccia hai svolto? Allora, io ho svolto quella socio-economico, Stato, mercato e democrazia. Si poteva fare, era fattibile comunque. Le altre sono sembrate più difficili? Alcune sì, quella di storia, che non sapevo fare proprio, però c'era quella culturale che era abbastanza facile comunque, si poteva fare. La tua classe come ha reagito durante la lettura delle tracce? In un primo momento ci siamo guardati tutti quanti in faccia a dire che sono ste tracce, però alla fine erano tracce abbastanza semplici, si potevano comunque, erano fattibili. Con quanto credi di uscire dalla scuola superiore? Non lo so, mi aspetto almeno un 80. Ok, grazie, in bocca al lupo. Allora ragazzi, la nostra intervista è giunta al termine. Come avete avuto modo di capire, le tracce erano un po' difficilotte, che prescindevano dalla conoscenza scolastica. E ancora una volta il nostro simpatico governo ha cercato in un qualche modo di risollevare la cultura tra i giovani, mettendo alla fine di un percorso di 5 anni tracce improponibili, dove i ragazzi non possono affrontarle se non hanno una conoscenza esterna. Come la stessa cosa vale anche un po' come i test d'accesso per l'università, dove i ragazzi devono affrontare, o a settembre addirittura volevano anticipare i test a luglio, ad affrontare dei test d'ingresso che non hanno nulla a che fare con la scuola. Se il governo vuole risollevare l'istruzione italiana e il livello della cultura, non deve colpire l'esame quindi di Stato, quindi la fine di un percorso di 5 anni, oppure l'inizio dell'università, ma deve andare a incidere proprio all'interno di questi 5 anni, all'interno di questo percorso, migliorando le conoscenze, facendo aggiornare i professori e anche all'università, senza mettere quindi questi test all'inizio, ma cercare di inserire più pratiche e di far uscire dei ragazzi più preparati. Speriamo che le cose possano cambiare al più presto. Un bacio a tutti.